Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Oggi è uscito il TR9, la Feod numero 9, che mi ha causato parecchi problemi, non per via del team in sé, ma proprio i boss che erano fottutamente stronzi perché accadeva questo di continuo. E quando finalmente ero riuscito a superare la fase più critica, beh, ecco com'è andata. Insomma, ho dovuto rifare di nuovo lo stage dall'inizio e devo dire che è stato davvero frustrante perché arrivare all'ultimo e non ottenere lo score. Quando siamo arrivati davvero a pelo con i turni, 89 su 90, insomma. Comunque, alla fine, dopo altri 1000 reset, altri 1000 tentativi, difatti questo stage forse è quello che finora mi ha prosciugato più ore. Forse il secondo. E insomma, vediamo nel dettaglio con quale team l'abbiamo superato. Più o meno, per modo di dire, superato, perché non saprei se consigliarvi o meno questo team. Comunque è composto da Vayne, Sephiroth e Verrix. Come Summon mi sono portato dietro Shiva, giusto per dare una spinta in più sia all'attacco che alla velocità. Vayne ho esaurito tutte le sue skill. Fortunatamente le ricarica, ma non lo so, se le mangiate tutte quante in questo stage. Sephiroth con la free skill ha tenuto fino alla fine, quindi grandissimo Sephiroth, tantissimi danni per Sephiroth. Devo dire che in questo stage forse è quello che si è comportato meglio di tutti. E infine Beatrix ci ha dato una grandissima mano con il suo regen. E sì, lo so, avevo detto che non l'avrei portata a Viola, ma non avevo altri curatori e quindi ho optato per Beatrix, che alla fine già avevo fatto le mastery e quant'altro. E insomma, dopo questi altri 1000 tentativi, dopo questi altri 1000 reset, il team è riuscito a portarsi a casa lo stage con 84 turni, senza subire il KO e senza subire danni HP, con uno score di 524.000. Io mi chiedo, in 5 turni, con soli 5 turni di differenza, come hanno fatto a fare tutto questo score in più rispetto alla volta precedente? Mi hanno breccato comunque un fottio, quindi insomma, non credo che sia dovuto al break che mi andavano ad effettuare. Anche nella scorsa partita ero riuscito ad arrivare con full HP, quindi non c'era neanche il danno HP. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Questo tier 9 è composto da tre ondate, dove la prima è la più semplice delle tre. Sì, ci troviamo ad affrontare tre boss, però sono abbastanza gestibili e a mio parere si può anche risparmiare qualche skill. Nella seconda ondata ci troviamo di fronte al gigante che potrebbe diventare parecchio aggressivo e al vermiciattolo che continuerà a fare degli attacchi HP AOE, e qua ci torna molto utile Beatrix con il suo rigene. E infine, nella terza ondata ci troviamo di fronte a lui, questo maledetto qua, è completamente randomico, fa quello che vuole, decide lui quando attaccare, decide chi, come e quando attaccare qualcuno. E se non avessi avuto una grandissima botta di culo, molto probabilmente sarei ancora qua a provare questo stage per altre tante ore. Arrivato il momento nel video, sicuramente vi accorgerete anche voi di questa botta di culo.
Non voglio dilungarmi oltre, vi invito solo a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video. E detto ciò, GKOS, buona visione!
アイテム無駄だ。
Let's go.
mondo. この一撃で。 一撃で。
ご苦労。